Sabato 24 settembre 2022, sono le ore 18:21, la più cordiale buonasera da Casal Grande, dal palazzetto Cheope. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questo intenso, in questo nuovo intenso sabato pallamanistico. Non andate via per davvero, rimanete su Eleven Sports, perché come noto, come ampiamente annunciato in questi giorni, questa sera qui su queste tavole si prospetta un vero e proprio gran galà per la pallamano femminile. La Casalgrande Padana, la formazione di casa che ha iniziato piuttosto bene il campionato, prima con una onorevole sconfitta sul campo della fuoriserie Iomi Salerno e poi sabato scorso con un successo casalingo sempre qui al Palacheope contro la Secul Fox Ariosto Ferrara. Dicevamo, la Casalgrande Padana che sta vivendo un momento buono già in queste prime battute della serie A1 femminile, affronterà niente poco di meno che le campionesse in carica del Bressanone su Tirol. In questo momento sui vostri monitor state osservando le ultime fasi di riscaldamento e preparazione delle rispettive delle due formazioni. Alla vostra sinistra vedete con le maglie bianche la Casalgrande Padana, mentre invece sulla parte destra dei monitor con le casacche rosse staziona il Bressanone su Tirol, qui convenuto questa sera al palazzetto Cheope per cercare di proseguire la marcia a punteggio pieno e per fare ulteriormente vedere il proprio indubbio blasone. Un saluto, un cordiale saluto a quanti sono collegati in questo momento con noi e agli spettatori di fede biancorossa, spettatrici e spettatori di fede ovviamente biancorossa, ma anche un cordiale saluto a quanti ci stanno in questo momento seguendo dall'Alto Adige, Bressanone e dintorni. Sappiamo esserci là un pubblico particolarmente numeroso e partecipe, non potrebbe essere altrimenti dato l'importante seguito e i grandissimi risultati che la pallamano Bressanone su Tirol da sempre riesce ad ottenere, e in particolar modo anche nella scorsa stagione con il titolo di campione d'Italia vinto nella scorsa primavera, campionato 2021-22. È stato l'ottavo titolo per Bressanone, rompendo un digiuno che durava da ben 37 anni, ma queste sono note che vedremo più nel dettaglio dopo. Intanto tra poco qui al palazzetto Cheope verrà data pubblica lettura delle formazioni, degli schieramenti in campo, e Dezian Dio ve ne daremo lettura anche noi a nostra volta a beneficio del pubblico che ci sta seguendo su Eleven Sports in questa serata. La gara sarà valevole, giova ricordarlo, per la terza giornata del massimo campionato di pallamano femminile serie A1. La Casalgrande Padana staziona centro classifica, quota 2 punti. Il Bressanone su Tirol è invece in testa tra le formazioni in testa a punteggio pieno a quota 4. Ricordiamo anche che la scorsa domenica qui al palazzetto Cheope si è svolta la seconda e ultima giornata di un'importante competizione organizzata dalla pallamano Spallanzani Casalgrande. Si tratta del Memorial Roberto Camponesco, un memorial intitolato allo storico dirigente biancorosso scomparso purtroppo nel 2016, una seconda giornata che è stata davvero densa di emozioni e sussulti pallamanistici. Alla ribalta sono salite le ragazze dell'Under 15 e dell'Under 20 e la formazione di casa, la Casalgrande Padana, ha trionfato in entrambe le categorie, quindi è una Casalgrande che ha fatto il pieno nel Memorial di casa. Bisogna anche aggiungere il successo della formazione di serie B maschile tra Gatta Modua nella prima giornata del Memorial che si è svolta domenica 11 settembre, quindi grande successo qui a Casalgrande per il Memorial Roberto Camponesco. E ancora un saluto alla famiglia Camponesco, sempre molto presente ed attiva nel seguire, nel compartecipare a quelle che sono le sorti delle formazioni casalgrandesi tanto in ambito femminile quanto in ambito maschile. Ci raggiunge in questo momento alla postazione per ulteriore cenno di cronaca il presidente biancorosso Sergio Cattani, come sempre pronto a soffrire insieme alle ragazze di biancorosso vestite. Ora, come state immagino sentendo, la speaker sta dando lettura al pubblico delle formazioni in campo, un pubblico discretamente numeroso anche in questo sabato 24 settembre. Bressanone su Tirol che indossa una
tenuta bianca e blu, lo diciamo a beneficio di quanti in questo momento non possono dare sufficiente attenzione al video, e invece la Casagrande Padana nella abituale tenuta bianco-rossa che da 40 anni veleggia, naviga con grande successo sui parquet di tutta Italia. Casagrande Padana che ora sta ricevendo il saluto da parte del pubblico di casa, il resto sono le beniamine locali, le enfants du pays, tanto per usare una locuzione francese. E tra pochissimo daremo lettura anche a voi di quelli che sono gli schieramenti. Intanto menzioniamo le arbitre, che sono Marilisa Sardisco e Agnese Venturella, provenienti da Palermo, quindi due arbitrali al femminile per questa gara di pallamano femminile che avrà inizio tra pochi minuti, sono il 18 e 26, quindi appena 4 minuti se non meno all'inizio di questo confronto così atteso e per tanti versi rivelatore per entrambe le formazioni. Sicuramente sia Bressanone che Casalgrande avranno da questa sera una buona e attendibile fotografia di quelli che sono i rispettivi rapporti di forza e il rispettivo potenziale. Ed eccoci qui ora con gli schieramenti in campo, ve li avevamo ampiamente promessi, partendo per dovere di ospitalità dal appunto Bressanone su Tirol, che schiera con il numero 7 Esma Muratovic, con il numero 10 Sara Schatzer, con il numero 12 Sara Hilber, con il numero 16 Monica Prünster, portiere, con il numero 17 Giorgia Di Pietro, con il numero 18 Barbara Notdurfter, con il numero 19 Violetta Vegni, con il numero 20 Ligia Loredana Putt, con il numero 22 Nelly Abiher, con il numero 25 Giada Babbo, con il 26 Francesca Luchin, portiere, con il numero 38 Marlies Rabanser e con il 77 Vicky Vicoler. L'allenatore è, anche per quanto riguarda quest'anno, Hubert Nössing. Veniamo ora alla Casagrande Padana, nomi ben noti a quanti seguono questi nostri collegamenti. Numero 1 Valentina Bonaccini, portiere, con il numero 2 Chiara Rondoni, con il numero 3 Asia Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 8 Francesca Franco, con il 9 Sabrina Capellini, con il numero 10 Ilenia Furlanetto, capitana, con il numero 12 Nadia Ayelen Bordon, portiere nonché ex di turno, con il numero 13 Sara Apostol, con il numero 14 Simona Artoni, con il numero 16 Viola Giubbini, portiere, con il numero 18 Alessia Artoni, con il numero 19 Marianna Orlandi, con il numero 24 Naomi Marquez Habiche, con il numero 26 Giulia Mattioli e con il numero 33 Gaia Lusetti. Allenatore immancabilmente Marco Agazzani. Direi che sia tutto pronto per dare inizio a questo confronto. Intanto nelle file biancorosse tutto o quasi come era ampiamente previsto, manca soltanto il portiere Caterina Maria Mutti, che avrebbe dovuto rientrare questa sera ma si è deciso di non forzare i tempi del suo rientro e quindi di darle un ulteriore riposo precauzionale anche in questa serata, di modo che lei possa assolutamente tornare in piena forma al 100% in occasione della prossima partita, che sarà l'8 ottobre, quando la Casagrande Padana sarà ospite del Cassano Magnago al Palatacca in terra lombarda. Quindi un saluto anche a Caterina Maria Mutti, che comunque è qui in tribuna con noi, e un saluto a quanti ci seguono dal Piemonte e fanno il tifo per la loro illustre concittadina. Invitiamo anche loro a rimanere ovviamente collegati con noi da Castelnuovo Scrivia e dintorni. Invitiamo anche il pubblico del Tortonese, in quanto anche se Caterina non è in campo questa sera, comunque è una partita questa tra la Casagrande Padana e Bressanone sul Tirol che promette veramente tantissime scintille agonistiche, ed è una partita niente affatto banale, per nulla scontata. Allora, le ostilità sono incominciate, le ostilità ovviamente sportive sono incominciate da meno di un minuto, c'è già un rigore a favore di Bressanone, se ne incarica Giorgia Di Pietro che ha la meglio su Nadia Ayelen Bordon, quindi la prima realizzazione di giornata porta la firma delle campionesse d'Italia in carica, che quindi sono in vantaggio per 0-1, passato poco più di un minuto. Vediamo ora la Casagrande Padana, che ha il non facile compito di scandagliare la durissima, solidissima retroguardia altoatesina, un compito non semplice, ma come abbiamo visto in queste prime due sfide
di campionato la Padana ha saputo regalare a se stessa e al proprio pubblico prestazioni anche di livello per certi versi sorprendente. Intanto qui è sfortunata Naomi Marquez Abiche, il terzino cubano classe 2000, che ha trovato soltanto il palo a sinistra del portiere, ma intanto Nadia Yelen Bordon interviene a difesa della propria porta, interviene con grande maestria e quindi la Casagrande Padana può ripartire alla ricerca del pareggio e lo trova grazie a una bordata, una fiondata di Ilenia Furanetto che non dà scampo al portiere Francesca Lukin. È tuttavia immediata la replica brissinese con Sara Hilbert, quindi in un amen e proprio in un battibaleno siamo passati dallo 0-1 all'1-2 sempre a favore della compagine sud tirolese. Vediamo ora l'azione manovrata, è una Casagrande Padana che ovviamente non vuole lasciare nulla al caso perché sente comunque di avere buone potenzialità per cercare di in qualche modo ribaltare un pronostico che sulla carta vede le ragazze ospiti favorite. Ma adesso vediamo, dopo l'errore di Naomi Marquez Abiche, Francesca Franco si reimpossessa coraggiosamente del pallone, permette alla Padana di rimanere in fase di attacco. Buon recupero questo di Francesca Franco, Ilenia Furlanetto, serve ancora Franco, è una Padana quindi che ha ulteriore tempo per pervenire al pareggio. Vediamo Franco e Furlanetto in questo momento principali motori pensanti della squadra insieme a Naomi Marquez Abiche, che tuttavia perde palla ma la recupera Francesca Franco. Vedremo cosa si inventerà per cercare di perforare il fortino avversario. Palla Naomi Marquez Abiche, ma attenzione, le arbitre hanno la mano alzata, la Padana deve sbrigarsi, deve trovare un tiro in pochissimi istanti. Francesca Franco probabilmente servirà Ilenia Furlanetto, è così che va a tira a sfoderare una nuova fiondata che tuttavia va a sbattere, che tuttavia manda la palla a sbattere sulla traversa. Ancora una volta questo è il secondo legno che la Casagrande Padana trova in questa gara e invece dall'altra parte del campo Giorgia Di Pietro non perdona e consegna l'1-3 a favore delle sudtirolesi. Ancora la Padana che vuole essere in questa fase più forte di tutto, più forte delle potenzialità avversarie ma più forte anche della oggettiva sfortuna che ha contraddistinto questi primi minuti della formazione biancorossa. Marquez Abiche per Furlanetto, per Franco, questa è l'asse Furlanetto-Franco, ecco adesso Alessia Artoni, di nuovo Franco, Marquez Abiche entra e si fa largo abilmente, perfettamente all'interno della retroguardia avversaria e trova una rete davvero magistrale. Ma Esma Muratovic, terzino montenegrino, nuova arrivata nelle file ospiti, non è affatto da meno e in un attimo ristabilisce subito le due lunghezze di vantaggio a favore di Bressanone, quindi 2-4, ma partita che veramente sta promettendo bene fin da ora, non sta assolutamente tradendo le attese, quindi l'invito è sempre quello, vale la pena ribadirlo una volta di più, rimanete collegati con Casalgrande attraverso Eleven Sports perché ne vedremo sicuramente delle belle, belle azioni, bei tiri come questo di Naomi Marquez Abiche, la sua seconda realizzazione personale. Naomi Marquez Abiche ha scaldato la mano, ma lo stesso vale anche per Esma Muratovic. Marquez, Muratovic, Marquez e Muratovic, botta e risposta in questo ultimo minuto, in quest'ultimo minuto e mezzo di gara. Davvero avvincente, comunque davvero appassionante, è un Bressanone sul Tirol che sta man mano esprimendo tutto il valore che lo contraddistingue. Non a caso stiamo sempre parlando di una formazione che arriva da due successi consecutivi, 29-37 sul campo di Ferrara in occasione del turno inaugurale. Intanto qui è Francesca Lupin, non ha problemi sulla conclusione di Franco, e poi la scorsa settimana vittoria casalinga per 36-27 contro mezzo corona. Intanto Giada Babbo con un gol da posizione angolata permette alle brissinesi di riportarsi, di allargare ancora il divario a proprio favore, 3-6. Casalgrande doppiata, ma la gara ha ancora parecchio da dire ed è importante quindi ora che la compagine ceramica possa individuare, possa trovare con questa azione offensiva il gol in modo da evitare il rischio che Bressanone possa sfuggire nel punteggio, perché concedere a Bressanone un allungo eccessivamente ampio potrebbe significare porre una serie ipoteca sulla sconfitta. Ma c'è il gol di Simona Artoni dall'ala, come lei sa fare, l'ala centrale classe 2000, ha colpito ancora 4-6
Mulatovic, però attenzione per Di Pietro. Di Pietro viene ben arginata da Furlanetto e Franco, ma è ancora Bressanone in avanti, ancora con Giorgia. Di Pietro attivissima in queste prime fasi, così come Esma Mulatovic. Ora Ligia Loredana Putt lo scorso anno a Mestrino, così come Francesca Luchin, così come Naomi Marquez a Bicche. Ancora Mulatovic, Vegni, Di Pietro, ancora Putt, azione molto manovrata da parte della formazione di Nessing. C'è il tentativo di servire Violetta Vegni che viene contrastata da Naomi Marquez a Bicche. Vediamo la decisione arbitrale che propende per il rigore a favore del Bressanone su Tirol. Violetta Vegni quindi si è accaparrata con grande abilità e maestria un rigore. Tira Giorgia Di Pietro, ma questa volta Nadia Ayalen Bordon dice di no. 4-6, rimane così il punteggio, una parata molto importante questa di Nadia anche sul piano psicologico per la formazione di casa, che ora tenta di colpire con Furlanetto. Naomi Marquez a Bicche, mano sempre più calda e più efficace, Marianna Orlandi di rientro questa sera. Marianna Orlandi dall'ala non fallisce, 5-6, tutto ancora in bilico, 5-6. E ora Bressanone, c'è irregolarità in fase offensiva, la Casagrande Padana, signore e signori, ha nelle mani la palla del potenziale pareggio quando stiamo galoppando verso l'ottavo minuto di gioco. Marquez a Bicche, Furlanetto, Franco. Vediamo che è una Casagrande Padana molto intenta al ragionamento, diciamo l'abbiamo sicuramente visto a Salerno, ma in particolare anche sabato scorso nel derby d'Emilia qui al Pallacheo Pecotto Ferrara. È una squadra, questa Casagrande Padana, che tende a ragionare molto e a non prendere mai decisioni e scelte di tiro così avventate. Un copione che si sta puntualmente confermando anche in questo primo segmento del confronto con le blasonate campionesse d'Italia scudettate in carica di Bressanone. Marquez a Bicche si fa largo benissimo, vincendo il contrasto di Esma Mulatovic, realizza il suo terzo gol personale che sancisce il momentaneo pareggio. Naomi Marquez a Bicche in questo momento è la migliore realizzatrice dell'incontro. Il tentativo per Bressanone dall'ala della vice capitana Sara Hinter non va a buon fine, la palla esce fuori misura a destra di Nadia Yelen Bordone e quindi la Padana può ripartire sulle ali dell'entusiasmo per cercare quello che sarebbe il punto del vantaggio. Vediamo Orasia Mangone, Orlandi, di nuovo Mangone, ora Furlanetto e ancora adesso a Franco. È così, dicevamo di Marianna Orlandi che è tornata, aveva saltato per impegni personali il derby con Ferrara, ma questa sera è di nuovo qui. Unica assente nell'ambito biancorosso è a questo punto l'acciaccata Elisa Rondoni, oltre ovviamente alla già menzionata Caterina Maria Mutti, a riposo precauzionale quest'ultima. Non è valido il gol di Lenia Furlanetto, può ripartire Bressanone con Esma Mulatovic molto attiva. Esma Mulatovic a servire Ligia Loredana Putt, Casagrande sta facendo sicuramente buona guardia su di lei. Mulatovic cede la sfera a Giorgia Di Pietro. Mulatovic, Putt, Mulatovic, Di Pietro, ecco, diamo Bressanone a una certa difficoltà, ma attenzione Ligia Loredana Putt ha un pertugio, ma la palla, il pallonetto va a, manda il pallone a sbattere contro la traversa. Nulla di fatto, quindi siamo arrivati intanto al decimo, è 6-6, Mulatovic su Alessia Artoni e rigore Casagrande. È rigore Casalgrande per l'intervento di Esma Mulatovic su Alessia Artoni. E vediamo Francesca Franco, Francesca Franco contro Francesca Luchin, come già avvenuto 7 giorni fa contro Ferrara, un nuovo scontro fra titani. Alla meglio Francesca Franco, che realizza quindi il momentaneo vantaggio biancorosso. 7 Casalgrande Padana, 6 Bressanone su Tirol in questa gara che stiamo raccontando in diretta dal Palazzetto Cheope in Casalgrande, con collegamento diretto attraverso Eleven Sports. Buonasera ancora a quanti ci stanno ascoltando in questo momento da tutto il mondo e in particolare dall'Emilia e ovviamente dall'Alto Adige. Mulatovic, il tentativo, ma Nadia Yelen Bordon ci arriva ancora una volta, neutralizza bene. E ora Asia Mangone per Naomi Marquez a Bicche, Furlanetto,
Di nuovo a Simone Artoni, Furlanetto, il gioco viene interrotto per combinare una ammonizione a Ligia Loredana Putt. Ed è una Padana che quindi può rimanere in avanti. Tra l'altro, lo diciamo ovviamente, la formazione su tirolese ha molti nomi, ecco, germanici nel proprio schieramento. Ecco, chiediamo scusa quindi fin da ora se la nostra pronuncia teutonica non è propriamente così accademica. Ecco, nel qual caso possano gli spettatori, possa il pubblico dell'Alto Adige considerare questa manchevolezza con la dovuta indulgenza. Bressanone intanto è in avanti, Violetta Vegni che viene contrastata da Francesca Franco. Vediamo il provvedimento arbitrale, il contrasto c'è effettivamente stato e quindi Bressanone può usufruire di un rigore contestato dal pubblico casalgrandese, ma questa è la decisione degli delle arbitre. Esma Mulatovic contro Nadia Elen Bordon, questa volta Esma non sbaglia. Terzo gol personale per lei e 2 su 3 per la formazione di Nössing dalla linea dei 7 metri. Questo è il rendimento ai rigori momentaneo di Bressanone. 7-7 quando siamo al 12:34 di questa vincente sfida. Era ampiamente abbastanza previsto, voglio dire, sicuramente una Bressanone favorita dai pronostici, ma una Casagrande Padana che non avrebbe certo mollato la presa così facilmente, e fin qui ce ne stiamo accorgendo, tutti se ne stanno accorgendo in maniera assolutamente lampante. Gara intensa, gara vivace, quindi vale veramente la pena di rimanere collegati per seguire anche questa azione. Furlanetto, Mangone, Mangone! Che gol, che gol! Una bordata che manda la palla a sbattere sul palo per poi battere Francesca Lucchin e mandare quindi la palla in fondo al sacco. 8-7 e ora la Casagrande Padana può ancora ripartire dopo che le avversarie hanno appena vanificato questo attacco. Giada Babbo si chiede perché, ma intanto c'è un time out richiesto da Marco Agazzani e noi nell'occasione approfittiamo per riepilogare il tabellino emerso fin qui in questi primi 13 minuti e 19 secondi di gara. Casagrande Padana in vantaggio su Bressanone su Tirol per 8-7 nell'ambito bianco-rosso per la Casagrande Padana, quindi 3 reti firmate da Naomi Marquez Habiche e un gol a testa per Asia Mangone, Francesca Franco, Ilenia Furlanetto, Marianna Orlandi e Simona Artoni. Per quanto attiene invece alle sudtirolesi, 3 reti per Esma Mulatovic, 2 reti per Giorgia Di Pietro e un gol a testa messo a segno da Sara Hilber e Giada Babbo. Ai rigori per la Padana 1-1 e invece per quanto riguarda Bressanone 2 conclusioni vincenti su 3. Questo è per ora il tabellino di questo incontro valevole per la terza giornata di pallamano serie A1 femminile. Bressanone che ha vinto 8 scudetti, parecchi tra il 1977 e il 1985, 7 quasi consecutivi, e poi come detto è arrivato la scorsa primavera l'ottavo titolo per le brissinesi, un titolo che quindi visto il lunghissimo digiuno ha veramente connotati che potremmo definire storici. Tanto la Casagrande Padana riparte con Naomi Marquez Habiche, Furlanetto a cercare Asia Mangone, trova la sua sponda e ora arriva Simona Artoni non tira, preferisce lasciare l'incombenza a Furlanetto, da questa Francesca Franco che però viene veramente cinturata da Giorgia Di Pietro, quindi è la Padana che rimane in avanti con Francesca Franco, ancora per Asia Mangone, Marquez, Furlanetto. Pallone particolarmente pesante, particolarmente prezioso questo per le padrone di casa, portarsi sul più 2 avrebbe una grandissima valenza anche sul piano mentale. Il tiro di Naomi Marquez Habiche però sbatte contro il parquet, quindi perde potenza e Francesca Lucchini può intercettarlo facilmente. Dall'altra parte del campo invece arriva prontissima Sara Hilber, la vice capitana sul tirolese, a sancire con grande sicurezza e con grandissimo talento, quel talento che lei è proprio. L'8-8 quando stiamo avvicinandoci alla metà della prima frazione di gioco qui a Palazzetto Cheope di via Aosta a Casalgrande, provincia di Reggio Emilia, lo ricordiamo.
E ora Furlanetto, Orlandi, Mangoni, Asia Mangone che cerca di ripetere l'impresa di poco fa con un gol veramente magistrale, ma intanto Furlanetto, 14 gol per lei nel derby della settimana scorsa. Asia Mangone, ma il gioco era stato fermato prima, quindi la palla si perde, va a rifangersi sul palo, ma poco male perché il gioco era già stato fermato qualche attimo prima, così Bressanone può ripartire con Abicher in questo momento, Muratovic, Schatzer. Vediamo ora l'azione costruita. Bressanone che ha la possibilità dopo alcuni minuti oggettivamente difficili di riportarsi avanti nel punteggio parziale, sia pure di stretta misura. Giada Babbo cerca di colpire dall'ala, c'è Mariano Orlandi su di lei, Muratovic carica il tiro, la difesa glielo impedisce, però alla fine è Sara Schatzer, la capitana ospite, a trovare il varco giusto per segnare un gol di ottima pregevole fattura che sancisce il momentaneo 8-9, Bressanone di nuovo avanti. Quindi Bressanone che tra le altre cose si sta apprestando a disputare anche un incontro internazionale, un doppio incontro internazionale contro i portoghesi del Madeira in occasione della EHF European Cup, ma di questo parleremo dopo, magari nel secondo tempo, quando riepilogheremo gli appuntamenti di entrambe le formazioni. Intanto Naomi Marcos Abicher fa poker, questo è il suo quarto centro personale che riporta la parità, l'equilibrio nei conti sul 9-9. Vediamo Bressanone, Marianna Orlandi ferma con in modo molto volitivo Sara Schatzer, la palla però rimane in avanti per Bressanone, 9-9, Esma Muratovic, Schatzer. Vediamo ancora Schatzer cosa si inventerà, un suggerimento a Muratovic, a cercare Violetta Vegni che riesce a servire Abicher, ma fondamento in avanti ed è la Casagrande Padana che può ripartire con Furlanetto, Naomi Marquez, Abicher, Furlanetto. Furlanetto, vediamo, lascia partire il tiro, questa volta un po' forzato, forse Francesca Lucchin ci arriva, complice anche una deviazione, siamo già nella ripartenza, Mangone interviene su Sara Hilber, Asia Mangone, intervento vistoso c'è stato su Sara Hilber e quindi rigore a favore della compagine allenata da Hubert Nössing, se ne incarica Esma Muratovic che ha già il pallone tra le sue mani. C'è un cambio di portiere intanto nelle file di casa, entra Valentina Bonaccini a rilevare Nadia Bordon. Valentina Bonaccini da San Ruffino di Scandiano contro la Montenegrina Esma Muratovic. Ecco il fischio arbitrale, Muratovic alla meglio realizzando il suo quarto centro personale, 3 su 4 per Bressanone sul Tirol ai rigori ed è 9-10. Quindi ancora una volta le altoatesine avanti, ma è un primo tempo davvero molto intenso con continui capovolgimenti di fronte con una sostanziale equivalenza tra le forze in campo. Chi pensava, quindi quei pochissimi che pensavano che la Casagrande Padana fosse destinata a recitare il ruolo di sconfitta in partenza, vittima predestinata, è prontamente smentito da questi primi ormai 20 minuti di gioco. C'è intanto l'intervento, un intervento su Alessia Artoni da parte di Esma Muratovic, c'è rigore a favore della Casagrande Padana e Francesca Franco se ne incarica, attenzione, cambio di portiere anche per quanto riguarda le ragazze ospiti, entra un vero totem, un vero simbolo della pallamano altoatesina e in particolare brissinese, il portiere Monica Plünster contro Francesca Franco, la conclusione sbilenca, termina fuori a destra dell'esperta guardiana biancoverde e quindi non cambia il punteggio, 9-10 e Bressanone che ora ha l'opportunità di portarsi sul più 2, mentre intanto Bressanone ha provveduto a ricollocare in porta la Lucchin, mentre invece per Casagrande Valentina Bonaccini resta in campo in luogo di Nadia Yelen Bordon che al momento è in panchina. Però adesso avviene di nuovo il cambio anche a Casagrande, esce Bonaccini e tra poco rientrerà Bordon. In questo momento la Casagrande Padana attacca in 6 per ovviamente sfruttare il cosiddetto extra player, cioè per arginare l'inferiorità numerica che in questo momento Casagrande si trova a fronteggiare. Vediamo Marquez Abicher,
tenta di farsi largo, non ci riesce però. E ancora Valentina Bonaccini in porta per la formazione di casa. Sarà lei, anche lei, a dover arginare questo ennesimo attacco delle campionesse d'Italia in carica. Campionesse d'Italia che hanno un organico in buona parte modificato rispetto alla scorsa vittoriosa annata agonistica, ma ovviamente stiamo parlando pur sempre di una squadra che resta di veramente tutto rispetto e sicura e a tutti gli effetti più che candidata a centrare uno dei primi quattro posti nella classifica finale, in modo da accedere ai playoff. Scudetto non si smentisce, adesso Bressanone non si smentisce, Sara Hilber che realizza il suo terzo gol per il 9-11, due le lunghezze di vantaggio quindi della formazione ospite, ma è una Casagrande padana che non demorde, non si arrende, non ha smarrito nonostante questo lieve momento di appannamento, non ha smarrito l'entusiasmo che la sta contraddistinguendo e fin dall'inizio campionato e fin dalle battute iniziali di questo confronto. Vediamo ora Orlandi per Furlanetto, non carica il tiro, cede l'incombenza Mangone tenta la conclusione ma viene ben contrastata dalla retroguardia avversaria, la palla resta comunque nelle mani di Casalgrande, una padana che ha bisogno come l'acqua di dimezzare lo svantaggio, bisogna come acqua, come aria, come volete voi, di dimezzare lo svantaggio. Padana che continua ad attaccare nel tentativo di farsi largo tra le severe maglie della difesa brissinese. Naomi Marquez Abiche ora colloquia brevemente con le sue compagne di squadra e sul pallone Alessia Artoni, sarà lei a effettuare la conclusione dai 9 metri servendo presumibilmente così Ilenia Furlanetto. Mangone all'ala, Marianna Orlandi, cede ancora Mangone, Furlanetto è libera ma serve Naomi Marquez, Furlanetto si alza, il pallone arriva a Simona Artoni che questa volta però non è efficace come pochi minuti fa, la conclusione si spegne fuori a sinistra di Francesca Luchin, non cambia quindi il punteggio 9-11, attenzione, non bisogna, è una Casagrande padana che non può permettersi di lasciarsi troppo scappare, il Bressanone sul Tirol nel punteggio parziale, un divario di tre gol potrebbe già essere abbastanza impegnativo da rimontare, da ordinare, da ricucire contro la squadra. Intanto Ilenia Furlanetto, un gol spettacolare, consentiteci di dirlo, da fondo campo praticamente, realizza a porta vuota con grande esperienza, con il mestiere che lei è proprio, la capitana biancorossa ha dimezzato lo strappo 10-11 con un gol assolutamente applaudito come sempre succede in questi casi dal pubblico, in questo caso dal pubblico che sostiene fermamente la formazione ceramica. A Bicher ora Bressanone cerca di replicare, ferita ma ovviamente non molla, c'è il tentativo di Sara Hilber che però viene ben arginata dalle avversarie, ora Muratovic si affida a lei Bressanone per cercare la conclusione vincente che però viene neutralizzata da Nadia Irene Bordone, attenzione Vegni, ma il gioco viene fermato e comunque Nadia Irene Bordone era riuscita ad intervenire anche su questa conclusione di Violetta Vegni e quindi non cambia il risultato, 10-11 e signore e signori, quante emozioni, quanti sussulti, è una Casagrande padana che può beneficiare della palla del potenziale pareggio, sfugge il pallone a Ilenia Furlanetto ma lo recupera Alessia Artoni, Asia Mangone contrastata da Giada Babbo, le arbitre restituiscono la palla alla Casagrande padana. Padana che può colpire, Marco Agazzani, il tecnico casalgrandese, segue ovviamente con la consueta attenzione, con la consueta perizia questo incontro, sta ovviamente gradendo, almeno questo questa è l'impressione che se ne riceve da chi è in tribuna, sta ovviamente apprezzando Marco Agazzani quanto la sua squadra sta offrendo, anche perché la partita è ben lungi dall'essere conclusa o dall'avere un esito determinato. Adesso la Casagrande padana riparte con Furlanetto, serve Simona Artoni all'indietro per la sorella Alessia Artoni, Naomi Marquez Abiche, Mangone Marquez Abiche, tutto da rifare per la Casagrande padana che stava avvicinandosi alla porta avversaria, ma poi il necessario retropassaggio compiuto da Simona
Altoni ha reso inevitabile un ripensamento nell'azione offensiva da parte di Casalgrande. Comunque questa non va a segno e ora contropiede di Bressanone, Sara Iber, ma è Nadia Yelen Bordon a rispondere ancora presente, piazzando un grandissimo e non facile intervento. Padana che può ancora pareggiare con Alessio Altoni, ma questa volta, anche in questa occasione, i portieri sono assolutamente protagonisti. In questo caso è stata Francesca Lupin, intervenuta con notevole maestria nell'intercettare il tentativo di pallonetto da parte di Alessio Altoni. Allora sono passati 24 minuti e 10 secondi nel corso della prima frazione di gioco, siamo sempre in diretta da Casalgrande, dal palazzetto Cheope in via Aosta. Il risultato emerso dopo i primi 24 minuti e 10 è Casalgrande Padana 10, Bressanone Sud Tirol 11. Riepilogando rapidamente il tabellino fin qui emerso, per Casalgrande 4 reti di Naomi Marquez a Biche, 2 gol per Ilenia Furlanetto e una rete a testa per Asia Mangone, Francesca Franco, Simona Artoni e Marianna Orlandi. Per quanto attiene invece a Bressanone, 4 reti per Esma Muratovic, 3 gol per Sara Hilber, 2 gol per Giorgia Di Pietro e una rete a testa per Sara Schatzer e Giada Babbo. Tutto questo quando sono le 18.56, questo è l'orario per testimoniarvi la diretta. 18.56, siamo nelle battute ormai conclusive del primo tempo, dopodiché come sempre ci sarà un breve intervallo, ridaremo la linea a Milano per qualche minuto e poi ci ricollegheremo per seguire insieme il secondo tempo di questa avvincente sfida tra le scudettate Alto Atesine e le biancorosse ceramiche. Scudettate Alto Atesine che in questo momento guidano sul 10-11 e che ora cercano la via giusta per raddoppiare il proprio vantaggio. Muratovic e ora Di Pietro, serve a Bicher, Giada Babbo, proteste da parte del pubblico di casa per una lieve incertezza di Giorgio Di Pietro, ma le abite lasciano proseguire. Esma Muratovic tenta il sottomano, ma la palla va a sfilare fuori sulla destra di Nadia Ayelen Bordon. Non cambia quindi il punteggio, è Casalgrande che può trovare i pari. Ilenia Furlanetto, Furlanetto si fa largo, serve bene Alessio Artoni che viene contrastata da Esma Muratovic, sicuramente tra le migliori in campo nelle fila ospiti. Mangone, ora Furlanetto. Casagrande Padana alla ricerca di un gol preziosissimo che varrebbe non oro ma assolutamente platino. Mangone, Marquez Abiche, ancora Marquez Abiche, servito da Furlanetto, tenta di servire Alessio Artoni, prova la conclusione ma c'è un sono varie atlete avversarie in contrasto sul numero 18 biancorosso, quindi Casagrande Padana che può proseguire l'azione offensiva con Asia Mangone che tenta di sfuggire a Esma Muratovic, per certi versi si riesce ma l'intervento vistoso c'è stato e quindi il terzino montenegrino in forza alle biancoverdi rimedia, 2 minuti di esclusione. La palla quindi resta tra le mani della Casagrande Padana in questo rettilineo finale del primo tempo. 25 minuti e 33 secondi, quindi poco più di 4 minuti al termine, 4 minuti all'intervallo ovviamente. Furlanetto per Naomi Marquez Abiche, Furlanetto prova a caricare un tiro dei suoi, la realizzazione è ineccepibile, terzo gol personale per la capitana della Padana nonché terzino originaria di Pontinia, ma l'abbiamo detto tante volte ormai Casalgrandese a tutti gli effetti lavora e vive qui ormai dal lontano 2013, Ilenia Furlanetto. 11-11 quindi grazie a lei, e ora Bressanone riparte con Di Pietro a Bicher, ancora Giorgia Di Pietro. Di Pietro tenta il suggerimento per Violetta Vegni ma il pallone è impreciso, in compenso Alessio Altoni emula Ilenia Furlanetto quanto Ilenia Furlanetto ha fatto poco fa e va a realizzare il vantaggio della Padana a porta sguarnita. 12-11, in un attimo la Padana guida, si trova nuovamente a guidare, ma che partita, che alternanze, che alternanza di predominio, che sussulti, un sabato sera davvero da incorniciare. Comunque va da questo al palazzetto Cheope di Casalgrande, un vero e proprio spot per la pallamano, almeno fino a questo momento. A Bicher viene fermata bene da Asia Mangone, ma la palla resta nelle mani delle brissinesi con Giada Babbo.
serve a Bicher, Giorgia Di Pietro, Ligia Loredana Put, vedremo l'ex Mestrino, l'ex viene contrastata bene da Ilenia Furlanetto, ma ci sono due minuti, no pardon, la palla resta nelle mani di Bressanone, che può quindi proseguire l'azione offensiva quando mancano poco più di due minuti e mezzo alla pausa. Già da Babbo in elevazione, viene ben contrastata da Francesca Franco, non ha spazio, ma è ancora Bressanone che può usufruire di un 9 metri. Babbo, Ligia Loredana Put, si alza la conclusione, Nadia Irene Bordon ci arriva, nulla di fatto per le campionesse d'Italia in carica, la Padana può ripartire e ci sono due minuti inflitti alla stessa Giada Babbo per una lieve incomprensione, diciamo, con Nadia Irene Bordon in fase di recupero del pallone. 12-11, nuova esclusione a carico delle sudtirolesi. Nessing inviperito in questo frangente, ma comunque questa è la decisione arbitrale. Nessing inviperito ne ha ben donde, ovviamente, dal suo punto di vista, ma questa è la decisione arbitrale e quindi si prosegue con una Casalgrande Padana che può ambire ora a portarsi sul più 2. Furlanetto, Marquez, Mangone, ancora Marquez, come l'abbiamo detto tante volte non c'è fretta da parte della Padana. Alessia Artoni, Furlanetto, guarda se caricare il tiro, non lo fa, cede a Mangone, Alessia Artoni, la conclusione è troppo su Francesca Lukin e Bressanone può ovviamente ripartire. Mulatovic si fa largo bene, serve Ligia Loredana Put, ha qualche esitazione quest'ultima nell'intercettare il pallone, ma ci riesce in qualche modo nonostante le proteste del pubblico biancorosso. Mulatovic, e questa è ancora Ligia Loredana Put. Mulatovic cambia tutto a servire Giorgia Di Pietro. Put, Bressanone sembra un po' in difficoltà in questi ultimi secondi, però Mulatovic ci si affida ancora al suo estro, al suo brio per cercare una conclusione vincente. Mulatovic, serve Put, Ligia Loredana Put, carica il tiro, Nadia Ailen Bordon, ancora una volta risponde così, attenzione a Ilenia Furlanetto, ancora una volta la capitana biancorossa realizza porta sguarnita. Francesca Lucchini ha tentato di arrivarci, però attenzione, gli arbitri non convalidano questa rete e restituiscono palla in avanti a Bressanone, quindi cancelliamo comunque, era bello il gesto tecnico, era bella la mossa compiuta dalla capitana biancorossa, comunque quest'ultimo gol non è valido perché gli arbitri hanno restituito la palla in attacco a Bressanone. Un po' di disappunto tra i biancorossa che comunque recuperano palla con Mangone, Asia Mangone realizza questa volta, è valido, non ci sono discussioni, a porta sguarnita, 13-11, quindi mancano 20 secondi all'intervallo, comunque vada, è una Casalgrande Padana che chiuderà la prima frazione di gioco in vantaggio contro le blasonate temibili e competitive campionessa d'Italia in carica del Bressanone sul Tirolo. C'è intanto un intervento di Marianna Orlandi su Esma Muratovic, due minuti all'ala di Veggia di Casalgrande. 3 secondi all'intervallo, ci sarà il rigore a favore della formazione ospite, sono in carica Esma Muratovic, vedremo se Nadia Irene Bordon, di cui è autrice di grandi prodezze, saprà compiere un'altra mossa magistrale che stavolta contro la specialista montenegrina Esma Muratovic. Muratovic tira e segna, che succede? Gli arbitri dicono ripetere, vediamo l'indicazione arbitrale, un finale di primo tempo piuttosto concitato, vediamo l'indicazione arbitrale, dovrà essere ripetuto questo rigore a quanto pare, e infatti è così, Esma Muratovic dovrà ripetere l'esecuzione del tiro dai 7 metri contro Nadia Yelen Bordon. Muratovic e Bordon, Muratovic incredula, si chiede perché, ma ora il suo compito è quello di andare alla conclusione che va a segno, si tratta del quinto gol personale per il terzino montenegrino, 4 su 5 per Bressanone ai rigori, si chiude così quindi il primo tempo qui al Palazzetto Cheope sul seguente risultato: Casalgrande Padana 13, Bressanone sul Tirol 12. Il tabellino brevemente di questo primo tempo per la Casalgrande Padana: 4 reti messe a segno da Naomi Marquez a Bicche,
3 gol per Ilenia Furlanetto, 2 gol per Asia Mangone e un gol a testa per Francesca Franco, Simona Artoni, Alessia Artoni e Marianna Orlandi. Parlando invece della formazione alto atesina, 5 reti per Esma Muratovic, 3 gol per Sara Ilber, 2 gol per Giorgia Di Pietro e una rete a testa messa a segno da Sara Schatzer e Giada Babbo. I rigori per la Castelgrande Padana 1-1, per Bressanone su Tirol 4 conclusioni vincenti su 5. Si chiude quindi qui il primo tempo quando sono le 19:05 minuti primi. Noi momentaneamente restituiamo la linea a Milano per un breve intervallo, ma ci ritroviamo qui, ci risentiamo qui tra pochi minuti per vivere tutti insieme le grandissime emozioni, i grandissimi sussulti di questa super sfida valevole per la terza giornata di pallamano a uno femminile tra la Casagrande Padana e Bressanone su Tirol. A tra poco, a voi Milano.
terminare, vai con l'audio.19:12 primi di questo sabato 24 settembre 2022, ancora una volta buonasera dal palazzetto Cheope in Casalgrande. Nicolò Rinaldi ancora al microfono per voi in questo secondo tempo della sfida tra la Casalgrande Padana e il Bressanone sul Tirol, confronto valevole per la terza giornata del massimo campionato di pallamano femminile serie A1. Ricordiamo la conclusione del primo tempo, il primo tempo, come immagino si possa anche vedere dalle scritte in sovraimpressione, si è concluso sul punteggio di 13-12 a favore della formazione di casa. Un primo tempo che ha mantenuto tutte le previsioni in quanto a intensità, a combattività, a voglia di vincere messa in campo da parte di entrambe le contendenti, e tutto lascia pensare che anche la ripresa seguirà un copione analogo. E ora tra pochissimo si riprenderà, pubblico ancora una volta molto partecipe qui al palazzetto, tra poco riepilogheremo anche l'agenda che contraddistinguerà gli impegni delle rispettive squadre in queste prossime settimane. Intanto ricordiamo fin da ora, non perdetevi le interviste dopo partita che saranno disponibili in serata o al massimo domani mattina sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande, sia su Facebook che anche su Instagram, quindi interviste sui canali social biancorossi da non perdere, da seguire. Poche ore dopo la partita che state vedendo in questo momento, è cominciato il secondo tempo pochi istanti fa con Bressanone in avanti, Di Pietro numero 17 serve in questo momento Esma Muratovic. Vediamo la manovra altoatesina alla ricerca del pareggio, Muratovic per Di Pietro, Di Pietro cerca la conclusione, non ci arriva Violetta Vegni, ben contrastata da Naomi Marquez-Avi, che non arriva al tiro e quindi può ripartire la Padana con Marquez, Simone Artoni, Naomi Marquez-Avi. È una Padana che ha sicuramente ben figurato nel corso della prima frazione di gioco, lo stesso vale anche per Bressanone allenata da Hubert Tössing. Le due formazioni sono sostanzialmente equivalse, anche se forse, lasciatecelo dire, le padrone di casa hanno avuto quel minimo, quel tocco di freddezza in più nei frangenti più delicati che giustifica al momento il vantaggio di una lunghezza da parte della compagine ceramica. Intanto c'è il gol a porta, porta a porta di Francesca Lucchin. Non è assolutamente nuovo il portiere ex Mestrino a mettere a segno conclusioni simili, anche questa volta Francesca Lucchini ha mantenuto fede alla propria fama e quindi con il gol della guardiana brissinese la compagine alto atesina ha riequilibrato i conti sul 13-13. Che gara, che intensità. Ora vediamo Ilenia Furlanetto, perde palla però, se ne rimpossessa Giada Babbo, attenzione la palla, attenzione, la porta era sguarnita e quindi ne ha approfittato Bressanone per andare a realizzare il 13-14. Quindi 13-14 quando non sono passati che due minuti, quasi due minuti in questo secondo tempo. Bressanone in avanti ha ribaltato in un attimo quelli che sono le sorti del confronto, ma seguiamo adesso l'azione di offensiva di Casalgrande con Furlanetto, Marquez-Abiche per Asia Mangone, Marquez-Abiche, da questo è Furlanetto, Furlanetto prova ad accentrarsi, serve invece Simone Artoni, Naomi Marquez-Abiche prova il tiro in elevazione ma viene contrastato in maniera molto efficace da Nelly Abicher, nuova arrivata dal Brunico quest'estate, e quindi le sudtirolesi possono reimpossessarsi del pallone e procedere a una nuova azione offensiva. Di Pietro per Muratovic, Ligia Loredana Put, Muratovic, Di Pietro, vediamo Violetta Vegni al centro dell'azione brissinese, ma su di lei ci sono ben piazzate Naomi Marquez-Abiche e Ilenia Furlanetto. Evidentemente è molto temuta e a buon diritto il pivot classe 2000 che è tornata a Bressanone quest'anno dopo aver conquistato, dopo aver contribuito a conquistare un'ottima salvezza nella scorsa stagione a mezzo corona. La Padana intanto è tornata in avanti con Furlanetto,
Vediamo Marquez, Artoni, Simona, Marquez, Furlanetto, fase di studio in questo momento per la Casagrande Padana, che non vuole, non può e non vuole assolutamente smarrire quell'intensità, quella grande e pregevole efficienza che l'ha contraddistinta in tutta quella che è stata la prima metà dell'incontro. Mariano Orlandi, qualche incertezza sul pallone, qualche protesta da parte del pubblico ospite, ma la Padana continua ad attaccare, serve però un tiro perché le biancorosse sono sotto passivo. Francesca Franco, Marquez, Zabiche, e gioco passivo. Ora riattacca, nuovo attacco per Bressanone, ma Sara Hilber non aggancia bene il pallone, lo riconquista in qualche modo. Bressanone in avanti perché viene fischiato un intervento di Marianna Orlandi su Viola, Violetta Vegni. Quindi su Tirolese ancora in avanti a cercare di raddoppiare il margine Muratovic di Pietro. Muratovic, ricordiamo anche che la compagine allenata da Hubert Bössing sta anche facendo con questa partita una sorta di prova, di probante prova ufficiale e generale in vista degli impegni europei del mese prossimo, che la vedranno protagonista contro le portoghesi del Madeira. Intanto c'è la rete di Violetta Vegni, una Viola con petali particolarmente velenosi per Casalgrande, soprattutto in questa ripresa, quindi un'ulteriore conferma del grandissimo talento che contraddistingue la pivot su tirolese. Padana ora in avanti ha bisogno del gol assolutamente con urgenza, del gol con assoluta fermezza, perché non bisogna concedere assolutamente spazio a avversarie che, oltre ad essere titolate, sono anche parecchio competitive, e del resto i nomi che compongono il loro organico lo dimostrano. Vediamo adesso Ilenia Furlanetto, prova a farsi largo, ma il fortino brissinese robusto, Marquez Abiche, tenta di servire Mariano Orlandi una specie di tiro traversone che però si spegne tra le mani dell'estrema avversaria Francesca Lukin, e quindi 13-15 con Bressanone che può andare sul più 3. Muratovic, ma in questo caso Nadia Irene Bordon ci mette una pezza mandando il pallone fuori a fil di palo. Riparte Casagrande con Simona Artoni che scivola, non c'è intervento di Giorgia Di Pietro su Simona Artoni, tutto regolare per il duo arbitrale. Può ripartire Bressanone, liberissima, attenzione Sara Hilber dall'ala, ma Nadia Irene Bordon interviene nuovamente con la sua grande esperienza, la guardiana italo-argentina della compagine di casa. Time out ora giustamente richiesto da Marco Agazzani, allenatore della Casagrande Padana, una Padana che fin qui ha trovato il gol 4 volte con Naomi Marquez Abiche, 3 volte con Ilenia Furlanetto, 2 gol per Asia Mangone, una rete a testa Francesca Franco, Simone Artoni, Alessia Artoni, Marianna Orlandi. Per Bressanone invece 5 reti per Esma Muratovic, 3 reti Sara Hilber, 2 reti per Giorgia Di Pietro, 2 per Violetta Vegni, una rete per Sara Schatzer, Giada Babbo, e anche per il portiere Francesca Lukin, come abbiamo visto poc'anzi, da porta a porta. Tutto questo quando siamo arrivati al quinto minuto e 48 secondi del corso della ripresa. Non perdete, lo ricordiamo a beneficio di quanti si fossero messi in visione, in ascolto su Eleven Sports solo in questo momento. Noi al termine dell'incontro chiuderemo rapidamente il collegamento, ma in serata o al massimo domani mattina sui canali social della Pallamano Spallanzani Casagrande saranno disponibili le interviste dopo partita che riguarderanno sia le biancorosse sia ovviamente Bressanone sul Tirol, quindi anche la platea dell'Alto Adige è caldamente invitata a seguire i video che realizzeremo al termine di questo incontro, un incontro che ha ancora molto da dire comunque, con Gaia Lusetti adesso centrale che serve Naomi Marquez Abiche, Lusetti, Francesca Franco arriva ad attivare il pallone, Marquez, Furlanetto, vediamo se prova il tiro, no, scarica per Naomi Marquez Abiche, il terzino cubano si libera benissimo, ma Francesca Lukin è altrettanto brava e va ad abbassare la saracinesca permettendo a Bressanone di ripartire. Vegni ora per Giada Babbo, Ligia Loredana Put, Esma Muratovic. Bressanone sente profumo di più 3, ma prima bisognerà fare i conti con l'arcigna difesa avversaria, soprattutto con una Nadia Irene Bordon che fin qui
sta vivendo una delle sue tante e abituali giornate di grazia dal punto di vista del rendimento. Di Pietro non filtra il passaggio per Sara Hilber, quest'ultima non arriva a intercettare il pallone, in tal modo può ripartire la padana con Ilenia Furlanetto, ma il pallone, il servizio di Gaia Lusetti, si spegne sui piedi della capitana Esma Muratovic, in ripartenza difficilmente fallisce, e così anche stavolta infatti un gol inappuntabile, sesto centro personale per il terzino montenegrino, e 13-16 il punteggio, primo allungo, primo assolto che potremmo definire di una certa importanza a favore delle campionesse d'Italia, ma la sfida è ancora parecchio lunga, e quindi vi invitiamo a rimanere in visione e all'ascolto, perché come avrebbe detto il grande Corrado Mantoni, non finisce qui, non finisce assolutamente qui, anzi in questa corrida pallamanistica gli spunti di interesse sembrano davvero essere ancora molteplici. Ilenia Furlanetto ora, Francesca Franco, Casalgane però ha bisogno del gol, e Maui Marquez B che ha una buona occasione per provare, serve Alessia Artoni che viene contrastata tuttavia da Nelia Bicher. Torna quindi a Casalgrande la possibilità offensiva, Furlanetto per Francesca Franco, per Naomi Marquez Abiche, Franco, Furlanetto, Franco, vediamo se vuole andare un'azione ragionata, perché è troppo importante questo pallone, purtroppo Ilenia Furlanetto non aggancia il suggerimento del terzino cubano classe 2000, e così Bressanone può ripartire alla ricerca del più 4, un più 4 che permetterebbe alle sudtirolesi di guardare sicuramente con crescente fiducia alle fasi successive della contesa. Ma vediamo la conclusione, Violetta Vegni ci prova, ma questa volta Nadia Yelen Bordon riesce a neutralizzare il tentativo della brava pivot. Ospite dall'altra parte del campo Alessia Artoni, risveglia Casalgrande dal torpore offensivo che le biancolosse stavano attraversando in questi ultimi minuti di gara, e realizza così un 14-16 che vale veramente tantissimo anche a livello di predisposizione mentale. Vediamo ora Bressanone quando stiamo galoppando a grandi passi verso il decimo minuto della ripresa qui al palazzetto Cheope. Vediamo Muratovic cercare intesa con Di Pietro, servizio ora all'ala, Di Pietro, Muratovic vince la concorrenza di Alessia Artoni, prova un pallonetto ma la palla si perde alta su attraversa con Nadia Yelen Bordon, brava, molto molto brava anche in questo caso a ipnotizzare la tiratrice ospite. Adesso c'è però Casalgrande che perde palla per una piccola ingenuità, riparte, attenzione Bressanone con Giorgia Di Pietro, questa volta il tiro è veramente ficcante dell'esperta numero 17 ospite, non lascia scampo alla pur granitica, solida e brava Nadia Yelen Bordon. 14 Casalgrande, 17 Bressanone, 14 che attacca, 17 chi difende, quando siamo arrivati proprio in questo istante al decimo minuto nel corso della ripresa. Furlanetto cerca la sponda per Franco, la trova Furlanetto, serve Naomi Marquez Abiche, cambia tutto il terzino cubano dall'ala, Orlandi, Simona Artoni non riesce a mantenere in gioco il pallone, può ripartire Bressanone, comincia ad accusare un po' la stanchezza biancolossi, ma Naomi Marquez Abiche effettua un recupero di grandissimo pregio, di grandissimo impatto su Violetta Vegni, e ora Francesca Franco sospinge la padana per Ilenia Furlanetto, servizio per Marquez Abiche, il gran gol di Naomi Marquez Abiche, è il suo quinto centro personale, il terzino cubano, nuova arrivata a Casalgrande da Mestrino quest'estate, è in questo momento la seconda miglior realizzatrice dell'incontro con 5 reti contro i 6 messi a segno da Esma Muratovic. 15-17 signore e signori, in diretta su Eleven Sports, entrambe le compagini sono attese da un mese di ottobre, questo è l'ultimo impegno settembrino sia per Casalgrande sia per Bressanone, ma entrambe le formazioni sono attese da un mese di ottobre particolarmente intenso, particolarmente delicato. Tra poco ripilogheremo i primi impegni, intanto c'è un intervento di Nadia Yelen Bordon che era quasi riuscita a neutralizzare la conclusione di Sara Hilber, ma la beffarda traiettoria del pallone ha finito per ingannare
la guardiana italo-argentina, consegnando così a Sara Hilber il quarto gol personale e il 18° punto complessivo per la formazione allenata da Ubi Nessing. 15-18, Marco, c'è ancora tantissima partita, Furanetto per Naomi Marquez Abiche, cinturata arpionata da Esmo Muratovic. Ovviamente Casalgrande usufruisce di un 9 metri, Marquez Abiche per Furlanetto. Vediamo, si accentra Furlanetto, prova a servire Alessia Toni. È un tiro che da solo gli usò nel gol, ma Esmo Muratovic è intervenuta sulla pivot biancorossa e quindi ci sarà il rigore a favore della compagine ceramica, un rigore affidato alle mani della capitana Ilenia Furlanetto, che avrà di fronte ora Monica Prünster, un vero monumento della pallamano brissinese nazionale, un patrimonio per l'intera pallamano italiana, sia Furlanetto che Prünster. Monica Prünster tocca il pallone, intuisce la direzione, ma Ilenia Furlanetto riesce comunque a realizzare il suo 400 personale che tiene a galla la padana. 16-18, intanto qui si fa sempre più sentire il tifo a favore delle beniamine locali e ce ne sono ampie ragioni, in quanto è una partita che sta continuando a regalare parecchio. C'è adesso l'intervento di Francesca Franco ai danni di Violetta Vegni e ci sarà quindi il rigore a favore di Bressanone, in quanto Violetta Vegni era in fase di tiro, l'inesauribile pivot biancoverde era in fase di tiro. C'è il gol di Esma Muratovic, biancoverdi sia pure questa sera in maglia bianco-blu. 5-6, quasi perfetta Bressanone dai 7 metri. Riparte Casalgrande, Marquez Abiche per Furlanetto. Furlanetto cede l'incombenza ad Asia Mangone. Ancora Furlanetto, gol. Ilenia Furlanetto, il suo quinto sigillo di Ilenia. 17-19. Dall'altra parte del campo c'è un tentativo di Esma Muratovic che non va a buon fine, tutto regolare in fase difensiva per le arbitre e così la padana riparte con la palla nel potenziale -1. Asia Mangone, Alessia Toni, gol! Il gol di Alessia Toni, terzo centro individuale per la pivot classe 2000, sorella dell'ala centrale Simona. E Casalgrande, attenzione, può ripartire nuovamente per cogliere il pareggio. Attenzione, tutti in un momento, questa è la magia della pallamano, questo è il bello di sfide come quella che stiamo vivendo stasera qui al palazzetto Cheope. Bressanone è riuscita ad avvantaggiarsi su più 3, ma ora, dopo pochi attimi, dopo pochi istanti, dopo pochi sussulti, la Casalgrande padana ha di nuovo in mano la palla del potenziale pareggio. Vedremo come la sfrutterà Asia Mangone, beh, è stoppata da Nelly Abicher, le arbitre segnano il tiro dai 9 metri alle padrone di casa. Alessia Toni provvede ad eseguire i 9 metri per Furlanetto, per Naomi Marquez Abiche in elevazione, per Alessia Toni, realizza di nuovo la pivot casalgrandese, molto ispirata, 2 gol consecutivi per Alessia Toni, gran serata per lei, anche per lei fino a questo momento, tutto da rifare come dicono i commentatori qualificati, tutto da rifare come dicono quelli che parlano bene. 19-19 tra le biancorosse ceramiche e le campionesse d'Italia in carica, con 8 scudetti all'attivo. Muratovic, ma Nadia Yelen Bordon ci mette il piede. Riparte ora Casalgrande con Francesca Franco, Ilenia Furlanetto. Signore e signori, non ce ne vogliono gli amici e le amiche dell'Alto Adige, ma è una Casalgrande padana che è ancora più che mai in corsa per ottenere quella che sarebbe una vittoria di assoluto prestigio, una vittoria memorabile contro un'avversaria di primissimo piano al di là del blasone, un'avversaria con un grande passato, un grande presente e auspichiamo anche un importantissimo futuro quale Bressanone. Casalgrande padana vede da vicino la possibilità di piazzare almeno un risultato utile. C'è l'intervento in questo momento di Giorgio Di Pietro ai danni di Alessia Toni e il conseguente rigore a favore della squadra allenata da Marco Agazzani. Ilenia Furlanetto contro Francesca Lucchin, questa volta tra le ospiti non avviene il cambio di portiere come avvenuto poc'anzi. Furlanetto contro Lucchin, Ilenia Furlanetto, una realizzazione impalpabile, un tiro lieve ma molto preciso che sorprende Francesca Lucchin e riporta avanti la Casalgrande padana sul 20-19. Intanto viene adesso il cambio di portiere per Bressanone,
c'è in campo Monica Plüster, l'inossidabile, intramontabile Monica Plüster. Di Pietro ora, intanto questa non è certo il pareggio con Muratovic. Vediamo l'incursione brissinese, termina con un tiro, con il tiro di Nelia Bicher, ben intercettato da Nadia Jelen-Bordon, ma le arbitre restituiscono il pallone alle sudtirolesi e quindi può ripartire Bressanone con Muratovic. Marianna Orlandi contrasta benissimo Nelia Bicher, ma Bressanone ancora la palla buona in avanti. Vediamo, Nelia Bicher non va il suo tentativo, la Casagrande Padana può ripartire alla ricerca del più 2. Tutto questo in diretta su Ilerio Sport dal palazzetto Cheope di via Aosta. Ilaria Furlanetto, il tentativo dall'ala, posizione inedita per lei, dall'ala, ma Monica Plüster ci arriva con i polpastrelli delle dita e quindi non cambia il punteggio. Bressanone può pareggiare con Nelia Bicher, ma Marianna Orlandi capisce tutto, non filtra il suggerimento. Palla però persa nuovamente da Casalgrande e Bressanone che può procedere. Intanto c'è un contrasto fortuito tra Violetta Vegni e Nadia Jelen-Bordon, entrambe sembrano avere la peggio, entrambi infatti si lamentano per i rispettivi dolori. Nulla di grave comunque, intuiamo fortunatamente. Qualche momento quindi di pausa, ecco, per permettere ad entrambe di riaversi dopo questo fortuito incidente di gioco. Ricordiamo il punteggio intanto quando mancano poco più di 12 minuti al termine di questo coinvolgente incontro: 20 Casagrande Padana, 19 Bressanone su Tirol. Qualche attimo di concitazione adesso tra cure sanitarie e interruzioni. Ecco, intanto c'è un cambio comunque in porta, esce Nadia Jelen-Bordon e rientra Valentina Bonaccini nelle fila casagrandesi. E si riprenderà con 9 metri per Bressanone affidato a Vicky Vicoler. 17 minuti e 21 secondi nel corso della ripresa, una sfida intensa, tutta da vivere. Rimanete collegati su Eleven Sports quando sono le 19:34 minuti primi, siamo in diretta, sempre in rigorosa diretta. Poco prima delle 20 chiuderemo il collegamento dando il risultato finale e tabellino, ma intanto la strada da fare è ancora parecchia. Muratovic per Di Pietro. La conclusione non è delle più felici, Valentina Bonaccini ci arriva senza eccessivi problemi, riparte Casagrande tra il tifo, tra il sostegno incessante e rumoroso della platea di casa. Furlanetto e Marquez si bisbigliano qualcosa, probabilmente, anzi sicuramente, una breve discussione, una breve comunicazione in merito alla strategia da attuare durante questa azione di attacco. Marquez a Bicher in elevazione, ma il tiro è fuori misura, non cambia il punteggio. 20-19, Monica Plüster provvede quindi al rilancio della palla per Nelia Bicher e ora Esma Muratovic. La stanchezza si fa sentire, ma entrambe le squadre hanno ancora energie residue da far valere in questo rettilineo ormai conclusivo dell'incontro. Hilbert, Di Pietro, vediamo ora a Bicher, non ci arriva Sara Hilbert ad agganciare il pallone, non arriva e quindi la Padana può ripartire con il rilancio da parte dell'estremo difensore di San Rufino di Scandiano, Valentina Bonaccini. 20-19, 20 chi attacca, 19 chi difende. Una partita veramente straordinaria. Comunque vada, complimenti a entrambe le formazioni che stanno fornendo una perfetta coniugazione di sport e spettacolo. Mangone per Naomi Marquez a Bicher. C'è l'intervento, vediamo. Sì, c'è l'intervento su Miglieri e ci sarà rigore a favore della Padana. Un'occasione d'oro, un'occasione d'oro per la Padana per ampliare la forbice. Una lieve, sottile ma preziosa forbice che può essere allargata con questo rigore se trasformato da Francesca Franco. Francesca Franco contro Monica Plüster. Qui suona ogni genere di invocazione sonora, tromboni, trombette, eccetera, da stadio per sostenere Francesca Franco in questa sua esecuzione. Franco, palo! Francesca Franco colpisce il palo in montante a sinistra di Monica Plüster. Nulla di fatto, peccato per le padrone di casa, poteva essere un gol molto pesante, ma
nessuno qui ha intenzione, nessuno tra i protagonisti in campo ha intenzione ovviamente di demordere, e vale anche per le biancolosse. Questa non in avanti, Di Pietro intercetta tutto Francesca Franco, che si riscatta quindi dal piccolo errore di prima. Furlanetto riparte con veemenza, con forza, arresta ora l'azione per cedere palla ad Alessia Artoni. Naomi Marquez Abiche, la Casagrande padana deve sfruttare al massimo questo buon momento per coltivare con efficacia e con salienza le proprie possibilità di successo, perché a questo punto parlare di successo non è più certo un tabù per le ragazze allenate da Marco Agazzani. Vediamo Alessia Artoni, Asia Mangone contrastata da Vicky Vicoler. Il contrasto c'è, l'intervento c'è, la palla quindi resta nelle mani di Casagrande. 9 metri, Alessia Artoni, Ilenia Furlanetto, vedremo se caricherà il tiro. No, cede la palla ad Asia Mangone, da questi ad Alessia Artoni, che realizza un altro colpo da maestro, siglando quello che è il provvisorio 21-19 quando scocca il 50esimo, o per meglio dire 20esimo della ripresa. 21-19, c'è un time out chiesto da Hubert Nössing, che vuole continuare la marcia a punteggio pieno e quindi non vuole lasciare nulla di intentato in codesto finale di partita. Ricordiamo brevemente, approfittando di questo time out, quando sono le 19:38 minuti, i prossimi appuntamenti di entrambe le formazioni. La Casagrande padana, allora, sabato prossimo, il massimo campionato femminile osserverà una breve pausa. Sabato prossimo, 8 ottobre, la padana sarà di scena al Palattacca di Cassano Magnago contro ovviamente le padrone di casa Alto Milanesi a partire dalle ore 18:30, mentre sabato 15 ottobre si tornerà qui al Palacheope per il confronto con le siciliane della AC Lifestyle Erice, sempre a partire dalle ore 18:30. Quindi questi i prossimi due impegni della padana. Invece Bressanone tornerà in campo mercoledì 5 ottobre, sempre a Cassano Magnago, per affrontare la compagine lombarda a partire dalle ore 18:30. Poi ci sarà il doppio impegno nella EHF European Cup domenica 9 ottobre a Funchal contro il Madeira, la formazione portoghese. Il ritorno invece è previsto per sabato 15 al Palalaghetto di Bressanone, il ritorno di questa doppia sfida europea. A seguire tornerà il campionato con le alto Atesine, che ospiteranno al Palalaghetto Pontinia sabato 22 ottobre a partire dalle ore 16:30. Quindi questo in breve innuncia l'agenda delle due contendenti. Vediamo la Bressanone in avanti a giocare queste comunque ancora buone chance di riavvizzare l'incontro, ma riparte Casalgrande. Bressanone perde palla, riparte Casalgrande. Naomi Marquez Abiche, Asia Mangone cede la palla ad Alessia Artoni, che segna sesto centro personale per l'inesauribile pivot biancorossa. Bressanone, pur ferita, vuole ripartire, ma la padana sta difendendo veramente bene, grazie anche alla grande efficienza dei portieri, la Valentina Bonaccini, ma in particolar modo Nadia Yelen Bordon. Comunque nulla è scritto, nulla è deciso ancora. 22 Casalgrande, 19 Bressanone. Vediamo Vegni ora a servire Muratovic si fa largo, violenta Vegni, ma Nadia Yelen Bordon ancora una volta è insuperabile e mantiene quindi le tre lunghezze di divario a favore di Casalgrande. Esulta Nadia Yelen Bordon, ma ancora nessuna può dirsi vincitrice, perché mancano poco meno di 8 minuti. In partite come queste sono davvero un'eternità. Signore e signori, è una Casagrande padana che sta vedendo da vicino, da molto vicino, la prospettiva di ottenere un successo storico contro la squadra campione d'Italia in carica, ma serve ancora un ultimo sforzo da parte di Furlanetto e Soce, perché l'impresa non può ancora dirsi compiuta. Vediamo Marquez Abiche, il gol di Naomi Marquez Abiche, una conclusione potente, precisa, efficace, sesto centro personale, sesto sigillo per il terzino cubano, classe 2000. È già in avanti Bressanone, che ora deve recuperare un ritardo di 4 lunghezze. Vediamo Muratovic con l'energia residua. Muratovic si farà bene fuori, Muratovic conclude fuori,
a destra di Nadia Ayelen Bordon. Casa Grande sempre più vicina al successo, signore e signori. Vediamo Mangone, il tiro termina fuori, gli arbitri restituiscono palla in questo frangente giustamente a Bressanone. Sara Schatzer si lascia sfuggire il pallone ma lo recupera per servire Sara Hilbert, gli arbitri fermano il gioco, restituiscono palla alle altoatesine, ma intanto il tempo scorre, siamo al 23:30. Muratovic ben contrastata dalla retroguardia biancorossa, non passa, ma Bressanone resta in avanti. Schatzer, Hilbert, Schatzer, Muratovic, vediamo, serve bene Nelia Bicher, c'è un intervento su di lei, Nadia Ayelen Bordon intercetta il tiro ma si riprenderà con un rigore a favore delle brissinesi. 23 Casalgrande, 19 Bressanone, e ora Nadia Ayelen Bordon ha il compito di neutralizzare la conclusione di Nelia Bicher, non ci riesce Nelia Bicher, quindi primo gol personale per lei, tiene a galla la compagine ospite che ai rigori dai 7 metri ha realizzato 6 conclusioni positive su 7, 23-20, 3 gol di vantaggio e poco più di 5 minuti al termine. C'è ancora un'immensità, tanto per citare una canzone classico della musica italiana, veramente un'immensità. Marquez si accentra, attenzione, buono il passaggio per Simone Arconi ma la palla in questo caso termina fuori a sinistra di Monica Prünster. Riparte quindi Bressanone, la padana deve stare molto attenta in questi ultimi minuti, non disperdere quanto di buono costruito in tutta questa partita, sarebbe veramente un peccato. E ora Bressanone, Muratovic cerca di farsi largo ma attenzione, Casagrande sta a difendere molto bene, la cerniera efficiente, Violetta Vegni conclude, Nadia Ayelen Bordon respinge ma c'è l'intervento sulla pivot altoatesina e quindi si riprenderà ancora una volta con un rigore a favore della compagine ospite che può quindi dimezzare lo svantaggio rispetto a pochi istanti fa. Cambio di portiere, esce Bordon, entra Bonaccini, di fronte a lei avrà Esma Muratovic, 7 i suoi gol questa sera fino a questo momento, 23 Casalgrande, 20 Bressanone, vediamo, para, neutralizza Valentina Bonaccini la conclusione tra il tripudio, tra l'osanna del pubblico casalgrandese. 23-20, impresa di Valentina Bonaccini. 23 Casalgrande, 20 Bressanone, ripetiamo il risultato tante volte a beneficio di chi potesse dare attenzione solo all'audio e non potesse soffermarsi davanti al video. Intanto Casalgrande attacca con Asia Mangone, questo può essere un gol pesantissimo, le sorelle Artoni cercano di manovrare, Simona adesso, Simona, vedremo cosa si inventerà, prova il tiro, Prünster respinge, c'è l'intervento di Nelia Bicher su Marianna Orlandi e Casalgrande va ad accaparrarsi un rigore. Signore e signori, è conto alla rovescia, non nego, non penso di dire un'eresia dicendo che a Casalgrande si stanno preparando qui i fuochi d'artificio, ovviamente metaforici, per festeggiare un risultato importante, ma è ancora presto. Furlanetto contro Lukin, Furlanetto contro Lukin, Ilenia Furlanetto con freddezza, 4 su 4 dai 7 metri per la Casalgrande padana, 24-20, 4 su 5, vediamo dall'altra parte del campo la rete di Sara Hilbert che mette a segno il suo quinto centro personale, 24-21, distanze quindi mutate rispetto a pochi istanti fa, ma meno di 4 minuti al termine, 3 e mezzo di fatto. E Casalgrande che cerca l'ultimo allungo, quello decisivo, un allungo che potrebbe arrivare con questo gol. C'è Sara Schatzer che rimedia 2 minuti a causa dell'intervento su Asia Mangone. Quindi 24-21 e ora Bressanone che affronterà i prossimi 2 minuti con uno schieramento in campo incompleto. Questo può avere un peso veramente molto rilevante nell'economia complessiva di questi istanti finali.
Montate, Casalgrande, Furlanetto, Mangone, Furlanetto. Che atmosfera, carica di tensione, Simone Artoni, Furlanetto. Furlanetto serve Asia Mangone, Marianna Orlandi non aggancia bene ma recupera la sfera. Mangone, il tempo passa intanto, Mangone gol! Il gol di Asia Mangone, il sottomano, gol alla Guerratti per la promettente ala biancorossa. Bresta 9 cerca di rispondere con Esma Muratovic che perde palla ma le arbitre restituiscono la sfera alle altoatesine. Meno di 3 minuti, 4 gol da recuperare per la formazione ospite. È un passaggio per Bonaccini ma Bressanone resta in avanti. 25-21, Muratovic, vero pendolino del gioco ospite. Vegni, Muratovic, la conclusione vediamo di Muratovic, ma Valentina Bonaccini chiude bene. Tuttavia le arbitre rilevano un intervento ai danni di Esma Muratovic, quindi Bressanone potrà rimanere in proiezione offensiva, nella fattispecie usufruendo di un rigore, ma il tempo scorre, il tempo passa e come ci dicevano a scuola tempo fa, il tempo passa e la candela brucia. Hilber, tiro frettoloso, alto, fuori misura, 6 su 8 per Bressanone dai 7 metri e a questo punto a 2 minuti dal termine Casalgrande, la Casalgrande padana è a un passo dall'impresa. Time out richiesto da Marco Agazzani, 1 minuto e 55 secondi al termine di questo incontro. Lo ricordiamo dopo, non perdetevi le interviste questa sera sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande. Riepiloghiamo quindi il tabellino di questa serata così straordinaria, in ogni caso in particolare per Casalgrande che sta vincendo. La padana ha trovato la via del gol 7 volte con Ilenia Furlanetto, 6 con Alessia Artoni, 6 con Naomi Marquez Abiche, 3 Asia Crystal Mangone e un gol a testa per Francesca Franco, Simona Artoni, Marianna Orlandi, 4 su 5 i rigori. Bressanone 7 gol, Esma Muratovic 5, Sara Hilber 3, Giorgia Di Pietro 2, Violetta Vegni 1 a testa, Sara Schatter, Nelia Bicher, Giada Babbo e 1 anche per il portiere Francesca Lupin. 6 su 8 la precisione ai rigori. 25-21, meno di 2 al termine. Il pubblico casalgrandese è in delirio e in visibilio. Il pubblico biancorosso è pronto per salutare e riverire le proprie beniamine a fine partita. Questo può concretizzarsi davvero un risultato eccezionale per la compagine di Marco Agazzani. Vediamo Naomi Marquez, la realizzazione, questa volta Monica Plüster ci arriva, la palla torna nelle mani di Bressanone ma è rimasto poco meno di un minuto e mezzo e i gol da recuperare sono 4. Il tempo stringe per una Bressanone che ormai può fare veramente pochissimo per tentare di ottenere almeno un risultato utile. Prova l'azione manovrata la compagine di Nessing ma Francesca Franco recupera il pallone, pallone che viene restituito in questo momento a Bressanone ma manca solo un minuto. Il tiro e il gol carambolesco ma comunque efficace realizzato da Giada Babbo, secondo centro per lei. Riparte Bressanone, cerca di rubare palla Giada Babbo ma Casalgrande passaggiamente buona guardia alla sfera. Naomi Marquez Abiche si fa largo, proiezione offensiva, Simone Artoni, vedremo se cercherà il gol dall'ala, non lo cerca, cede la palla Naomi Marquez Abiche con doppia finta e segna. Ma questi sono numeri bollicine di pallamano champagne per il terzino cubano classe 2000 Naomi Marquez Abiche. Doppia finta e gol. Mamma mia che cosa ha combinato Naomi Marquez Abiche. Molto brava il terzino cubano classe 2000, 26-22 e a questo punto comunque lo possiamo affermare con assoluta certezza. La Casalgrande padana ottiene la seconda vittoria consecutiva su 3 partite di campionato battendo niente poco di meno che le campionesse d'Italia in carica del Bressanone su Tirol. Onore anche alle altoatesine primatrici di una partita comunque giocata generosamente anche da parte loro e complimenti comunque a Bressanone su Tirol sia per l'assetto societario sia per le ottime cose che
Comunque questo organico ha fatto vedere questa sera, nonostante la sconfitta, per gli ottimi spunti di manovra, ma Casalgrande ha avuto oggi la classica marcia in più ancora una volta, e la Casalgrande Padana raggiunge così Bressanone su Tirol a quota 4 punti in classifica. E il finale, l'entusiasmo, il boato del Palacheope, l'osanna per la Casalgrande Padana, vittoriosa su Bressanone su Tirol con il punteggio di 26-22, l'incontenibile gioia della formazione e del pubblico ceramico. Lo ripetiamo, ci perdoni la platea dell'Alto Adige questo entusiasmo, ma veramente sono parole che disegnano alla perfezione l'entusiasmo, lo stato d'animo che in questi minuti, in questo istante si sta respirando qui al Palacheope. Un vero tripudio per la formazione di casa, che ha trovato la via della rete 7 volte con Ilenia Furlanetto, 7 volte con Naomi Marquez Abiche, 6 gol per Alessia Artoni, 3 reti Asia Mangone e 1 gol a testa Francesca Franco, Simone Artoni, Marianna Orlandi, 4 su 5 ai rigori. Casalgrande Padana che riceve la ola, che offre anzi la ola al proprio pubblico. Riepiloghiamo anche il tabellino delle sudtirolesi, che comprende i 7 gol realizzati da Esma Muratovic, 5 reti Sara Hilber, 3 reti Giorgia Di Pietro, 2 reti per Violetta Vegni e Giada Babbo, 1 rete a testa Sara Schatzer, Nelly Abiker e il portiere Francesca Lukin. Questo è qua, e 6 su 8 ai rigori per le sudtirolesi. Questo è quanto quindi dal palazzetto Cheope a Casalgrande. Possiamo chiudere il collegamento ribadendo il punteggio finale con la storica vittoria della Casalgrande Padana 26-22 sul Bressanone e sul Tirol. Ricordiamo quindi i prossimi appuntamenti: la Casalgrande Padana tornerà in campo l'8 ottobre a Cassano Magnago, e noi con questi collegamenti dal palazzetto Cheope ci risentiremo e ci rivedremo sabato 15 in occasione della gara interna con Erice. Grazie a tutti per averci seguito, ancora una volta grazie, e alle 19:54 possiamo restituire la linea agli studi di Milano. Grazie ancora, buona serata.